regalo da 50 milioni di euro. È l'involontario omaggio di George Clooney a Laglio, piccolo paese sulla sponda occidentale del lago di Como, da anni scelto dall'attore come buon ritiro estivo. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Monza e Brianza, la presenza di Clooney fa guadagnare a Laglio il 178% del valore del suo brand, pari appunto a 50 milioni di euro, cifre tutt'altro che trascurabili, e lo stesso accade in altre località italiane che devono la riconoscibilità ad aziende, politici, sportivi o rockstar. Il caso più eclatante è quello di Maranello, 17.000 abitanti nel modenese, famoso grazie al cavallino rampante. La Ferrari regala al paese più di 7 miliardi di euro, aumentando il valore del brand del 776%. Restando in tema di motori, ma spostandoci in provincia di Pisa, anche Pontedera, famoso comunque per una prestigiosa e storica scuola teatrale, deve buona parte, il 46% della sua popolarità, agli stabilimenti Piaggio. Passando alla politica, Arcore sarebbe solamente uno dei tanti paesini verdi della Brianza, se Silvio Berlusconi non vi avesse costruito il suo quartier generale. Il Cavaliere aumenta la riconoscibilità del comune del 140%, con un valore aggiunto di 1,2 miliardi di euro. Più modesto è il contributo di Antonio Di Pietro a Montenero di Bisaccia, in Molise, che grazie all'ex magistrato ha l'82% di popolarità in più. Nel modenese, invece, non è solamente Maranello a guadagnare punti grazie alla Ferrari, anche Zocca è famoso grazie alla rockstar Vasco Rossi, che ne aumenta la popolarità del 124%. Il collega Ligabue regala poi al comune reggiano di Correggio il 121% di riconoscibilità. Chiudendo con lo sport, il comune marchigiano di Tavuglia, provincia di Pesaro Urbino, deve una buona fetta di popolarità al campione di motociclismo Valentino Rossi, mentre, per tornare in provincia di Como, la squadra di calcio dell'Inter rende famosa Piano Gentile, regalandole il 101% del valore del suo brand.